Allora, buon pomeriggio, seppure in maniera, diciamo, un po' anomala, però ti do il benvenuto ufficiale all'Università di Ascoli, appunto in questo corso. Sei il nostro terzo invitato di questa piccola serie che abbiamo messo in piedi anche un po', come dire, sfruttando il bene di questo in realtà inconveniente piuttosto spiacevole altre volte. Ti presento brevemente agli studenti che forse non ti conoscono, nonostante appunto tu in realtà sei molto più familiare di me per certi versi in questa facoltà perché ci sei stato sicuramente più tempo. Infatti Alessandra Gabbianelli si è dottorato all'Università di Camerino in un dottorato di ricerca di Knowledge and Design of Urban Landscape nel 2010, adesso è ricercatore al Politecnico di Torino. Ma se non vado errando, tu sei stato come dire, un mio predecessore in questo corso, se non sbaglio, che hai Esatto. creato proprio questo modulo che quest'anno, in cui quest'anno sono io docente, per cui sei doppiamente benvenuto. Appunto, sono contenta in qualche modo ritorni sulle tracce, diciamo, di ciò che è stato un po' il tuo percorso. Alessandro, appunto, adesso invece è ricercatore in architettura del paesaggio al Politecnico di Torino, si occupa spesso di territori residuali e della loro riconfigurazione attraverso proprio il progetto di paesaggio e infatti diverse sue ultime pubblicazioni, tra l'altro, si occupano appunto di questo tema. Oggi ci propone un intervento che è molto succulento, credo, per il tema di progetto dei nostri studenti, per cui sono sicura che sarà molto utile. Ti ringrazio fin da adesso di aver colto l'invito, ne sono veramente molto grata. Il titolo dell'intervento, se non sbaglio, è Natura del quarto tipo, correggimi se sbaglio. Io ti lascerei la parola, sei ovviamente libero. Normalmente, appunto, siamo abbastanza abituati ad avere un rapporto abbastanza informale, quindi se gli studenti vogliono interrompere, ti interromperanno probabilmente. Anche se purtroppo in realtà spesso invece non lo fanno, però niente, appunto, vai tu con il tuo intervento quando vuoi, anche condividendo le immagini se preferisci. Va bene. Io non so se mi sentite, non ho idea. Tu mi senti comunque, quindi immagino anche gli studenti. Innanzitutto vi saluto, ringrazio Federica Androni per il gradito invito. Bene, grazie per il feedback. Io non ho didattica in questo semestre, quindi il mio uso di comunicazione virtuale in realtà si limita a commissioni, tesi di laurea e revisioni, quindi insomma non sono ancora avvezzo a questo nuovo sistema. Adesso condivido lo schermo perché così possiate vedere le immagini che vi mostrerò. Come anticipava la professoressa, parleremo di un tema che comunque ruota in qualche modo attorno ai miei interessi e adesso vi spiegherò in che modo. Il titolo della lezione è appunto Natura del quarto tipo. Riuscite a vedere? Appunto Natura del quarto tipo è un tema appunto che si riferisce a questo tema più ampio della rigenerazione urbana, degli spazi residuali che è oggetto di mio interesse da molto tempo. Fin dai tempi della ricerca del dottorato e poi dopo non ho più smesso di indagarlo. Per definire la natura del quarto tipo, ovviamente voi mi chiederete: ma quali sono le altre tre? È chiaro da come arrivo alla quarta. Facciamo quindi un breve ragionamento, un breve excursus per comprendere quali siano appunto le tre nature prima di arrivare alla quarta e ci avvaliamo del supporto di un grande studioso, di un grande storico dell'architettura del paesaggio che è John Dixon Hunt, che all'interno di questo fantastico libro Greater Perfections dedica un capitolo intitolato appunto The Idea of Garden and the Three Natures e suddivide la natura in tre nature differenti. La prima natura, che è quella selvatica, che è quella
quella incontaminata, il territorio degli dèi, la natura che non è ancora stata colonizzata dagli uomini, a quale gli uomini non hanno avuto ancora accesso. È l'ignoto, è lo sconosciuto, è il misterioso, è il regno animale e vegetale per antonomasia. È chiaro, sapete benissimo quanto me, che di questo tipo di natura rimangono ormai pochissimi frammenti in tutto il mondo. E questa fotografia di Salgado ne è testimonianza, perché come vedete, anche se siamo in Amazzonia, vedete i due bambini sul tronco dell'albero, e quindi anche questa natura qui in qualche modo è stata contaminata, se in maniera molto rispettosa, dalle popolazioni indigene che da sempre la abitano. Quindi la prima natura è la natura selvatica, è la natura primordiale, il paesaggio primigenio. La seconda natura invece, come ci riferisce Cicerone nel De Natura Deorum, è la natura piegata dalla forza dell'uomo, dalla conoscenza dell'uomo, in quella che è la seconda natura e che diventa la natura produttiva. La prima natura, assoggettata, manipolata attraverso la conoscenza e la sapienza dell'uomo, che da nomade si fa stanziale, quindi si mette a coltivare, trasforma il territorio, trasforma la prima natura in seconda natura, che è quella che oggi chiamiamo del paesaggio rurale. Cicerone dice: è opera nostra lo sfruttamento dei monti e delle pianure, i fiumi e i laghi sono il nostro potere. Siamo noi che seminiamo i cereali, che piantiamo gli alberi, che fecondiamo i terreni con opere di canalizzazione e di irrigazione, che arrestiamo, che incanaliamo, che deviamo il corso dei fiumi, che ci sforziamo, in ultima analisi, di costruire in seno alla natura una specie di seconda natura. E la seconda natura, quella della campagna, del paesaggio rurale, è anche la natura che in qualche modo testimonia la cultura e la conoscenza della società, delle comunità che la abitano. E allora, come direbbe Cosgrove, il paesaggio rurale si compone sia di un componente di insider, di producer, che sono appunto i contadini che trasformano il territorio a loro vantaggio e ne fanno un elemento della produzione per il proprio sostentamento, e ci siamo noi poi, i paesaggisti, i fotografi, in generale gli osservatori, gli outsider, che estetizzano e che trasformano in immagine il paesaggio manipolato e conformato dall'uomo e dal contadino. Questo poi si fa carico di valori altri, che sono quelli estetici, che sono quelli simbolici. La campagna diventa orto, l'orto va protetto perché altrimenti non produce, e sono le architetture che producono l'orto, sono i muretti di protezione, sono i recinti che proteggono le coltivazioni dagli animali selvatici. Ma sono poi anche le piante ornamentali che vengono introdotte all'interno dell'orto per soddisfare un piacere estetico, per godere della vista anche della vegetazione. E allora Bartolomeo Taeggio, in questo trattato del 1559, dice: l'industria di un accorto giardiniero che, incorporando l'arte con la natura, fa che d'ambedue ne riesca una terza natura. Ed è appunto la natura, quella campagna, che si carica di significati altri, di significati estetici, filosofici, concettuali, che trasformano quella campagna in giardino. Ma senza dilungarci troppo, poi quello che a noi interessa nel contesto in cui ci troviamo, nel contesto accademico in cui vi trovate, è come poi il giardino partecipi alla costruzione della città, partecipa alla costruzione dei tessuti urbani per rispondere poi a quelle che sono le esigenze delle pratiche abitative. Questa è un'immagine molto interessante degli anni 50, che testimonia questa forte urbanizzazione. Siamo usciti dalla guerra, quindi c'è
una grande esigenza, cioè inizia una fase di boom economico, di espansione, di richiesta di residenza, e la comunità newyorkese risponde attraverso queste case a basso costo, come vedete, tutte dotate di giardino. Il giardino quindi inizia a far parte della cultura americana in questo caso, ma poi della cultura popolare di tutto l'Occidente, e partecipa alla costruzione della città. Il giardino quindi non è più quello della villa, ma è anche il giardino della casa popolare, della casa a basso costo, che in qualche modo si trasforma anche in stato sociale e va a formare quello che noi chiamiamo il paesaggio urbano, il paesaggio residenziale urbano. E questo è per farvi in qualche modo comprendere questo passaggio delle tre diverse nature che si caricano man mano di significati sempre significati diversi, in una progressione, in una successione che porta la natura sempre a un maggiore addomesticamento, non solo fisico, mi riferisco, che ne so, alla selezione delle specie, innesti, eccetera, eccetera, e commercio e scoperte e conoscenza, ma anche culturale e concettuale. Ma noi sappiamo bene che il paesaggio è qualcosa che muta in continuazione, ma non solo fisicamente. È una, come dice Augustin Berg, un'entità relativa e dinamica, dove la natura, appunto, abbiamo visto, e la società, lo sguardo e l'ambiente sono in costante interazione. Pertanto il paesaggio si trasforma sia fisicamente, ma si trasforma anche attraverso gli occhi di chi lo guardano e delle società che lo vivono. E quindi la natura e l'attenzione verso la natura, se prima era quell'attenzione che si rivolgeva alla natura primigenia e alla campagna per il suo scopo produttivo e culturale e successivamente ed estetico, e al giardino per il suo significato simbolico, diciamo, gli sguardi cambiano e si posano su un altro tipo di paesaggio, dei paesaggi che non venivano notati, dei paesaggi che venivano considerati senza valore, fin quando poi una campagna fotografica a metà degli anni '80, commissionata dal Ministero della Gestione del Territorio e delle Attività Produttive francese, commissiona a un gruppo di fotografi una ricognizione sul paesaggio francese. E quello che ritorna è un'immagine non di una campagna bucolica alla quale tutti potevamo immaginare, bensì i paesaggi che emergono sono altri, sono dei paesaggi che fino ad allora non erano codificati, fino ad allora non erano stati, diciamo così, oggetto di interesse, finché appunto lo sguardo, il regalo che ci diceva Augustin Berg, si posa, perché la società è cambiata, perché entriamo in una fase di trasformazione urbana, che è quella che chiamiamo post-industriale, e la natura si riappropria in qualche modo degli spazi della produzione, dell'abbandono, fino ad affascinare in qualche modo e a richiamare l'attenzione dei fotografi che ne costruiscono e ne estetizzano la sua immagine. Non sono solo i fotografi, non è solo l'occhio dei fotografi che si posa su questo tipo di spazi, ma anche i registi. Pensiamo a Wim Wenders, che nel cielo di sopra Berlino nel 1897 indaga questo spazio che sta sempre a ridosso del muro, e Berlino poi diventerà l'oggetto della nostra discussione in riferimento al progetto dell'architettura e paesaggio, come vedremo più avanti. E dicevo, Wim Wenders si appassiona e si incuriosisce e indaga questo tipo di spazialità fatta di abbandoni, di natura che nasce in qualche modo spontaneamente, si appropria delle superfici lasciate abbandonate nella città.
e vivendo sono attratto dai luoghi che sembrano essere abbandonati, gli spazi che presentano degli ostacoli mi interessano molto più di quelli che sono antropizzati. All'interno della città io preferisco i terreni vaghi e poi vi dirò che cosa sono. Gli spazi di Wim Wenders ovviamente non si limitano a quegli anni, ma sono spazi che caratterizzano anche la città contemporanea. Questa è una fotografia che ho scattato appunto a Berlino, siamo all'interno di uno dei parchi più importanti della città berlinese, più importanti non tanto per estensione ma per quanto riguarda la storia, questo approccio alla naturalità e al progetto del parco tutto a tedesca che poi vi racconterò. Il parco è il parco Norbanhof e come vedete questa vegetazione così densa e spontanea torna ancora ad oggi a caratterizzare certi spazi urbani e in questo caso sono frutto di progettualità. Proprio a Berlino si fondano e iniziano gli studi di Ingo Kovarik, che è colui appunto che definisce e dà una propria accezione alla natura del quarto tipo. E gli studi a Berlino di Kovarik si concentrano proprio su quegli spazi lasciati abbandonati che abbiamo visto, e Kovarik nell'osservazione si accorge di come la natura del quarto tipo è una natura che è spontanea, che però non appartiene al mondo vegetale del paesaggio primigenio, non appartiene alle specie autoctone, non appartiene alle specie del patrimonio naturale originario, bensì è una natura che viene infestata, che viene contaminata anche da tutte quelle specie che sono state immesse dall'uomo all'interno della città. Ma poi torneremo su questo concetto. E quindi la natura del quarto tipo è la natura che caratterizza gli spazi abbandonati della città contemporanea, ma che accoglie tutte quelle specie presenti all'interno del paesaggio urbano. Vi ho riportato qua l'articolo originario per mostrarvi la data, perché è importante che in questa successione di significati e di sguardi teniamo un po' sotto controllo come in qualche modo il periodo storico sia sempre un fattore importantissimo nella definizione dei concetti, anche negli approcci agli sguardi e ai progetti ovviamente. Pochi anni dopo, nel 1995, Pierluigi Nicolin, direttore di Lotus, che è la rivista che vedete qua, la copertina della rivista che vedete nell'immagine, esce con questo numero, il numero 87, che segna un passaggio molto importante per la storia sia dell'editoria, dell'editoria sull'architettura in Italia, sia per quanto riguarda lo scardinare un certo tema che fino ad allora non era stato preso in considerazione. Perché vi dico questo? Perché Lotus in realtà è una rivista di architettura e nel 1985 con il numero 87, è un numero dedicato interamente all'architettura del paesaggio. E viene pubblicato in questo numero il progetto di un parco molto famoso che è il Parc Citroën di Parigi, in riferimento a questo tema dello spazio abbandonato, della rigenerazione urbana, della Friche. E Pierluigi Nicolini intitola il suo editoriale appunto La terra incolta e ci spiega e ci dice: gli architetti del paesaggio tendono a prediligere la forza e la suggestione della terra incolta. Soprattutto negli Stati Uniti, nel nord Europa, si è diffuso un gusto per gli spazi residuali, i luoghi abbandonati o desertici, qui vale la pena discutere, in effetti ciò che si usa a denominare terrain vague, è stato per anni oggetto di preoccupazione da parte di una cultura che, affrontando il tema esclusivamente da un punto di vista sociale ed economico, ne ha restituito un'immagine di puro degrado.
E attraverso lo sguardo di alcuni artisti che questi luoghi abbandonati, come vi ho fatto vedere in questa missione appunto della Datar, sono stati presi in considerazione da un punto di vista estetico, non più come ambiti da cui rifuggire, ma al contrario con un'attitudine romantica tesa alla ricerca del sublime nelle pieghe della civiltà contemporanea. E allora lo spazio abbandonato, la vegetazione che si appropria di queste superfici, entra a far parte all'interno di un ragionamento che investe sia la sfera appunto delle discipline urbanistiche che quelle architettoniche e quelle dell'architettura del paesaggio. E Nicolin continua, anche in passato parchi e giardini sono stati talora ricavati da aree depresse o malformate e tuttavia la ricerca attuale dei luoghi marginali non si limita a registrare uno stato di fatto ma mette in discussione molti luoghi comuni della tradizione estetica del paesaggio. Questi spazi ambigui sono diventati simbolo tanto dell'estraneità quanto dell'attesa dell'altro, indicano un'apertura per quanto vaga al futuro e all'utopia. Oggi sempre più città europee, americane, appunto che dice Nicolin, ma anche dell'Oriente, dell'estremo Oriente, che hanno subito dei processi di trasformazione che in Europa sono durate quasi un secolo, lì si sono concentrate in un trentennio, diciamo così, ritrovano e in qualche modo ripercorrono questo processo di estetizzazione e questo processo anche di e questa strategia di progetto che vede delle forti potenzialità in quelli che sono definiti appunto terrain vague, luoghi abbandonati, eccetera. Quindi siamo all'interno di un ragionamento che è di un approccio al progetto dello spazio aperto urbano che, come vedete, si inizia appunto dall'inizio degli anni 90 ed è ancora ed è tuttora in atto in contesti naturalmente diversi, con dinamiche diverse, ma ci si riferisce sempre a questo tema, questa indagine, questa fascinazione per i terrain vague. Ma vi ho citato più volte questo modo di dire terrain vague e questo è lo stesso un altro scritto che ha segnato in qualche modo appunto la teoria dell'architettura del paesaggio. Questo è un articolo in Quaderns del 96, come vedete gli anni sono sempre quelli, di Sola Morales, e Sola Morales conia questo termine terrain vague riferendosi appunto alla vaghezza ma anche alla vastità, perché poi il suo ragionamento è tutto volto al significato etimologico della parola vague, che dal latino vagus, vacus, che significa sia non definito che vasto, quindi è indefinito sia per quanto riguarda gli usi che per quanto riguarda le dimensioni. Ma adesso senza addentrarci troppo a questioni linguistiche, solo per farvi capire, per continuare questo processo di significazione, insomma, degli spazi abbandonati che poi diventeranno oggetto della ricerca progettuale. Qui c'è una sintesi molto efficace di quello che la letteratura nel corso di circa 30 anni, 25 anni ha prodotto riguardo appunto agli spazi abbandonati e non le stiamo a scorrere tutte, ma per farvi capire l'ampiezza del dibattito teorico. Ma questi spazi abbandonati appartengono ovviamente a dei processi di trasformazione della città contemporanea. Processi di formazione della città contemporanea che possono essere sia progetti di addizione e quindi di nuove edificazioni, nuove lottizzazioni, nuove erosioni da parte della città nei confronti del territorio agricolo che la circonda, ma sono processi di addizione che generano appunto questi fenomeni che la letteratura chiama di sprawl, cioè di dispersione insediativa verso paesaggi altri, e in queste fotografie di Daniel Carico ci mostra come, che cosa succede poi quando i processi di espansione per qualche motivo si interrompono. In questo caso sono delle interruzioni di espansione
delle interruzioni dovute alla crisi economica che c'è stata nel 2007 e il 2008, che lasciano così, come vedete, degli spazi residuali, degli spazi abbandonati. Ma più un significato, diciamo, più comune e che viene in qualche modo indagato maggiormente invece è quello dei processi di sottrazione all'interno del tessuto urbano di fenomeni quali la dismissione, la distruzione o il dislocamento di attività produttive che vengono trasferite per questioni di delocalizzazione, per questioni economiche e anche per questioni di salubrità ovviamente, e quindi si spostano dall'interno della città, si spostano altrove o ulteriormente ai margini oppure vengono dislocati in altri paesi. Questi due processi assieme appunto definiscono quelli che potremmo sinteticamente chiamare spazi residuali, appunto i terrain vague di Sola Morales, che possiamo ritrovarli in diversi, collocati in diversi punti, in diversi contesti urbani. Quello delle marginalità, dove appunto la frizione tra l'edificazione più consolidata, il tessuto urbano più consolidato o quello produttivo e la campagna generano una serie di territori che sono difficili da definire perché non appartengono né più al mondo della produzione, come vedete c'è della produzione agricola, non appartengono ancora alla città, non appartengono neanche a un paesaggio industriale consolidato e quindi sono spazi in attesa dove la natura è una natura che rifugge e che non ritroviamo invece nelle altre aree urbane. E quindi sono dei contesti particolari e sono anche difficilmente catalogabili perché poi reagiscono in maniera molto differente rispetto ai territori che li circondano. Oppure gli interstizi urbani, quindi tra l'edificato troviamo degli spazi che non sono ancora definiti, che sono spazi semplicemente che non hanno una loro collocazione o accolgono pratiche inusuali. Abbiamo poi quelli che sono gli spazi dell'infrastruttura e cioè anche qui c'è una doppia questione che si genera da quelli che sono i terreni che adiacenti all'infrastruttura, ma è proprio l'infrastruttura abbandonata che diventa un terrain vague, diventa lo spazio che accoglie una vegetazione alloctona, una vegetazione che è invasiva, una vegetazione pioniera e quindi si fa carico di conservare una certa biodiversità che altrove non c'è. Abbiamo poi ovviamente gli spazi della dismissione industriale, come vi avevo già accennato, la dislocazione di attività produttive in altri luoghi fa sì che dei tasselli, dei frammenti di tessuto urbano si svuotino all'interno della città. Queste industrie che un tempo, quando la città era a un certo punto cresceva, si trovavano ai margini della città, la città continua a crescere e si trovano quindi inglobate al loro interno. Essendo inglobate al loro interno, difficilmente sono attività che spesso sono attività che non si relazionano poi con le pratiche e con l'abitare dei residenti e quindi vengono dislocate altrove. Queste diventano quindi occasione di un ripensamento che spesso si rivolge al mantenimento di uno spazio aperto per ridefinire gli equilibri tra pieno vuoto, costruito e natura, eccetera. Ma in riferimento alle strategie di progetto che tengono in considerazione il paesaggio, la vegetazione come materia principale di intervento, anche qui ci sono delle pietre miliari per quanto riguarda la letteratura del nostro settore scientifico
che si riferiscono a strategie di progetto, ad approcci e sguardi che utilizzano la vegetazione come strumento per ridefinire le relazioni urbane, per ridefinire certi spazi e per ridefinire anche un nuovo benessere dell'abitare, sia ambientale sia per quanto riguarda il cittadino. E allora James Corner, in questa antologia Recovering Landscape, raccoglie una serie di saggi proprio in questa direzione, e Charles Waldheim invece coglie proprio questa espressione landscape urbanism, appunto per all'interno del quale racconta come l'urbanistica del paesaggio partecipa alla costruzione della città. L'utilizzo della vegetazione per all'interno dei processi di rigenerazione urbana ovviamente c'ha sia delle potenzialità e dei benefici propri dell'ecologia, e quindi l'assorbimento dell'anidride carbonica, il drenaggio delle acque, come vedete, insomma, sono quelli propri del mondo e della disciplina ecologica. Ma ovviamente, ed è la parte che ci interessa in quanto architetti, la potenzialità progettuale di costruire e configurare, conformare gli spazi urbani. E quindi le alberature, le siepi, i prati, insomma, tutta la vegetazione nella sua espressione, in tutte le sue espressioni volumetriche e di specie vegetali, possono essere utilizzate per riconfigurare spazi affinché vengano usati per il loisir, per il benessere e le funzioni, per il benessere dei cittadini. Un altro scritto, sempre in questi primi anni 2000, è di Linda Pollack, che c'entra proprio la questione sul paesaggio come strumento per il recupero urbano, e dice: perché il paesaggio sia un agente di rigenerazione non deve rappresentare uno sfondo passivo dell'architettura della città, bensì essere una forza non solo presente ma anche attiva e trainante. E quindi ci sono molti casi studio, molti esempi che vedono nella struttura dello spazio, la riconfigurazione della struttura dello spazio proprio affidata al sistema della vegetazione. Torniamo quindi, dopo questo excursus, a Ingo Kovarik e al suo tema della natura del quarto tipo. Ingo Kovarik è un ecologo e acquisisce questa conoscenza che abbiamo cercato di spiegare in maniera molto sintetica fino adesso, e racconta appunto della natura del quarto tipo come una potenzialità ovviamente spaziale, una potenzialità del tutto ecologica, una potenzialità ovviamente estetica in riferimento alla modificazione del paesaggio urbano. Come vi avevo accennato, le specie vegetali della natura del quarto tipo sono specie che non appartengono solamente al mondo naturale primigenio, ma gli spazi abbandonati, gli spazi dismessi, gli spazi terra invag, ovviamente non accolgono qualsiasi specie che è presente nei contesti più prossimi, e quindi si fanno carico di ricevere sia una vegetazione che è stata anche immessa per questioni ornamentali. Pensate ai giardini, pensate ai parchi che in qualche modo per una piacevolezza estetica immettono delle specie che non sono autoctone. Ma la questione che sulla quale mi preme insistere è, e lo vedete in questo schema qua a sinistra che vi mostro, è che in questo modo gli spazi colonizzati da questa vegetazione che
accoglie specie così ampie, acquistano un alto valore da un punto di vista ecologico, perché si fanno ricettori e si fanno contenitori di una grandissima biodiversità. Per biodiversità intendiamo quindi la diversità di specie vegetali, ma anche animali. E la biodiversità è una caratteristica sempre più importante all'interno dell'ambiente urbano, perché garantisce la sopravvivenza di certi ecosistemi. E questo è il primo aspetto, diciamo quello più scientifico, che riguarda l'ecologia e appunto la biodiversità e la conservazione delle specie. C'è un altro aspetto che invece è puramente estetico, è che la proliferazione di queste specie va a configurare uno scenario che si avvicina e si rifà a quella natura primordiale, a quella foresta inaccessibile, intoccabile, che vedevamo all'inizio. E allora in questo schema Kovarik ci racconta e ci spiega come il potenziale della selvaticità urbana nella natura del quarto tipo diventa importante quanto quella della natura del primo tipo, proprio per questo motivo che vi dicevo della somma delle specie. E quindi c'è questo carattere di wilderness che si equipara tra la natura del quarto tipo e la natura del primo tipo. Ma Ingo Kovarik ci dice anche che si viene a formare, grazie all'apporto di queste specie esotiche, ok, non native, dei nuovi ecosistemi urbani che diventano molto interessanti e diventano anche molto pregiati. Perché vi dico tutta questa cosa? Non perché voglio che diventiate ecologi, ma perché ci interessa, perché diventa l'elemento che innesca un ragionamento sulla strategia di progetto. E questa sì che ci interessa da architetti. E allora l'aspetto ecologico e l'aspetto ecologico, che è quello della biodiversità, e l'aspetto estetico, che è quello del wilderness, che è questo, diciamo così, immagine che sempre più viene a caratterizzare il dibattito contemporaneo sul progetto della città e il progetto architettonico. Per capirci, vi faccio un esempio banalissimo: perché Stefano Boeri chiama il suo edificio a torre bosco verticale? Perché il parco sotto progettato dal Petra Bless si chiama la biblioteca degli alberi? È chiaro il concetto? Quindi questa terminologia, queste immagini rimandano a dei contesti ben specifici che entrano ormai a far parte del nostro scenario di progettisti. Tornando ai nostri parchi, che vedono la quarta natura come il tema dominante della riconfigurazione urbana e di siti dismessi, vi mostrerò adesso, per il tempo che ci rimane, tre esempi berlinesi che in qualche modo hanno fatto da modello per questo tipo di approccio e per questa strategia di progetto. Il primo è Zugelande, che è questo qui più a sud, che vedete. Siamo vicini. Scusi, posso fare una domanda? Sì, fondamentalmente la natura di quarto tipo è una riproduzione antropica di quello che era il paesaggio, diciamo, autoctono della zona, riprodotto all'interno, ad esempio, di un parco. Okay. In un certo senso sì, diciamo che la natura del quarto tipo, da un punto di vista estetico, rimanda a alla foresta, al selvaggio, però è ovvio che è frutto di processi antropici, di dinamiche antropiche. Sì, la costruzione progettuale, diciamo. Prego? Una natura progettuale, anche se l'aspetto poi sembra, diciamo, selvaggio. Non è proprio così, perché adesso vi racconterò come viene progettata la natura del quarto tipo. Ancora non ci eravamo ancora arrivati. Adesso all'interno vi faccio vedere come diventa elemento di progetto. Ok, grazie. Prego. Il parco Zugelande è questo qui a sud. Questo è l'aeroporto Tempelhof, che era l'aeroporto
militare, anch'esso dismesso poi dopo la caduta del muro di Berlino. E questo, poi vi farò vedere il parco Norbanov e il parco Glesdreieck. Il primo è il parco sul Gelande ed è il parco che viene che si situa in quella che era l'area della stazione Schönberg sul Gelande, che è questa che vedete qua nella foto a destra. È una stazione che rimane attiva fino agli anni 50, poi viene dismessa perché appunto per le dinamiche che vi ho raccontato fino adesso. Il sito rimane abbandonato per circa 30 anni, fino agli anni 80, e ovviamente quello che succede è l'invasione e la proliferazione delle specie secondo appunto i processi di diffusione che ogni specie vegetale, ogni albero, cespuglio ha. Questo viene favorito anche dalla configurazione topografica dell'area. L'area del Südgelände presenta una sezione molto interessante perché c'è una parte più bassa che è più soggetta al ristagno idrico e quindi alla creazione di un certo habitat, una parte invece più elevata e quindi più siccitosa e quindi più secca che ha favorito invece altri habitat, e quindi ci ritroviamo all'interno di un contesto vegetale molto complesso, fatto di boschi, fatto di prati, fatto di wetland, cioè terreni acquitrinosi e paludosi. E questo quindi ha innescato un processo di implementazione della vegetazione, di proliferazione della vegetazione, e ha dato vita a un habitat all'interno della città di Berlino molto interessante. Che cosa succede a un certo punto, a metà degli anni Ottanta? La municipalità di Berlino ipotizza la costruzione di un nuovo scalo ferroviario per il treno metropolitano. La città i quartieri in prossimità del Südgelände manifestano contro questa intenzione e chiedono che l'ex scalo, l'ex stazione Südgelände diventi un parco urbano. Dopo una lunga battaglia, la municipalità accetta la richiesta della popolazione. La stazione Südgelände rimane un'area colonizzata dalla vegetazione, ma non solo. Viene riprogettata. Riprogettata in che modo? Viene riprogettata facendo attenzione a tutte quelle che sono le caratteristiche esistenti e tutte quelle dinamiche proprie della vegetazione e della natura che si sono innescate nel tempo di abbandono. E questo, sto cercando di rispondere alla domanda dello studente. Quindi, quali sono le azioni di progetto che vengono attuate all'interno di quest'area che ha accolto questa quarta natura? Sono azioni mirate a seconda dei differenti habitat che vengono riconosciuti. E quindi, vedete la freccia? E quindi la parte più densa, dove la vegetazione è più densa e quindi, diciamo così, si è venuta a creare una sorta di bosco urbano, viene gestita semplicemente da un'azione di pulizia per favorire lo sviluppo e la buona crescita del bosco. Nella parte invece che vedete qui, in questa zona qua, dove ci sono i prati, i bordi e gli spazi marginali vengono puliti, e nella parte a ridosso dove c'erano i manufatti proprio della stazione vengono ripristinati, questi qua, al parco si accede da qui, questi sono gli spazi dove c'erano i magazzini e la rimessa delle locomotive, vengono sistemati per la conservazione della memoria
del sito. Adesso vi farò vedere una serie di immagini per spiegarvi ancora meglio questo, questo approccio e questa strategia assolutamente diciamo così, misurata e calibrata per far sì che non venga, questo spazio non venga snaturato. Ecco. La condizione in cui si trova il sito del Sudgeland è questa: un bosco di betulle che cresce tra i binari ferroviari che vengono assolutamente conservati e quindi la memoria del sito, la memoria infrastrutturale del sito viene lasciata intatta e voi qua girando all'interno del parco incontrate continuamente questo sistema della mobilità che non c'è più. Vengono recuperati tutti anche quegli oggetti come la torre dell'acqua che riforniva le locomotive, come il sistema di rotazione delle locomotive, la locomotiva stessa diventa un oggetto della memoria. Quindi c'è questa necessità e questa volontà di lasciare gli oggetti che caratterizzavano il sito e che sono rimasti immersi nella natura. L'aspetto ecologico viene, come vi dicevo, conservato attraverso questa operazione molto calibrata di manutenzione, ma ovviamente viene garantita anche la fruibilità al parco. E come? Attraverso questo percorso che vedete in metallo, che è sospeso da terra per lasciare addirittura passare, come vedete qui, i piccoli animali, si viene guidati all'interno del parco attraverso un percorso, attraverso un camminamento che, come vedete, non è recintato, non è chiuso, ma ci inibisce in qualche modo a lasciarlo, per non andare a invadere la natura, per non andare a invadere e disturbare la vegetazione, gli animali, eccetera. Quindi, attraverso questo gesto, di questo segno che attraversa buona parte del parco, noi possiamo attraversare e immergerci in questa situazione, diciamo, di selvaticità, di wilderness, senza disturbare, senza intaccare troppo quello che è appunto la natura esistente. Per quanto riguarda invece poi sempre la fruibilità, gli spazi che erano proprio della manutenzione delle locomotive, degli scambi, dell'infrastruttura, sono stati trasformati e accolgono eventi temporanei. Se andate lì la domenica, poi c'è gente che mangia tutta assieme, ci sono degli spazi in comune che vengono gestiti dalle varie associazioni, e poi c'è questo aspetto quasi maniacale di collezionare tutto quello che apparteneva al passato industriale, quindi infrastrutturale di questo sito. Questo è per farvi capire in qualche modo appunto come una strategia di progetto che si adopera nella trasformazione di uno spazio che è stato abbandonato e colonizzato dalla natura agisca nel rispetto della natura, ma non stando immobile e aspettando o lasciando che le cose crescano così, oppure chiudendo e lasciando questo spazio come una riserva. Questo progetto è, diciamo così, il prototipo, è il modello per eccellenza, secondo me, di un approccio che riesce a tenere assieme tre aspetti molto importanti che riguardano il progetto di architettura del paesaggio, cioè la memoria del sito e quindi il suo palinsesto fatto di tracce che sono i binari, gli edifici, eccetera, garantire la fruibilità del sito, perché altrimenti avere uno spazio verde che genera ossigeno è come non sfruttare le potenzialità di questo spazio. Quindi abbiamo la necessità di garantire anche una certa fruibilità, e lo facciamo controllandola, ma senza essere, diciamo così, fare dei recinti. E il terzo aspetto, appunto, è quello della memoria. Un altro progetto che si trova in un sito anche più delicato, che
Il parco Norbanov di Fugman e Janotta, che sono due architetti del paesaggio berlinesi. Dicevo, un altro esempio molto interessante, questo parco si trova in un sito ancora più dedicato perché il parco di Norbanov si trova a ridosso di quello che era il muro di Berlino. Caduto, abbattuto nel 1989, come sapete, ma il parco di Norbanov si trovava proprio in quello che era uno spazio in crocevia, perché il muro di Berlino risaliva da questa parte, girava in Bernauerstrasse, che è da questa parte qui, e quindi qui c'era la stazione di Norbanov, ma adesso vi farò vedere tutti i particolari, e questa era la stazione che poi viene demolita e nel periodo di dominazione comunista, di dittatura comunista, che come sapete gestiva la parte est della città, lo spazio della stazione Norbanov era lo spazio, quella no man's land, quella fascia della morte che stava tra il muro di Berlino Est e il muro di Berlino Ovest. Come sapete, specifico per chi non lo sappia, ma per dovere di informazione, il muro di Berlino non era un muro solo, in realtà c'era un muro che stava appunto da parte est a parte ovest e poi c'era tutta la fascia al suo interno che vedete qui, che era la fascia dove i militari stavano a controllare e quindi c'erano gli appostamenti, le torrette e via discorrendo. Quindi una parte è questo terrapieno è la parte più che dà verso Berlino Est. Questa porzione di muro invece è quella che dà verso Berlino Ovest, cioè questa Berlino Ovest e questo terrapieno verso Berlino Est. Anche qui il processo è sempre lo stesso, e cioè il sito rimane abbandonato dalla caduta del muro, quindi dagli anni 90 fino a una decina di anni fa, quando poi viene preso in mano e si decide di riconfigurare quest'area, riaprirla. E anche qui succede un fenomeno molto interessante, perché poi la natura invade gli spazi a seconda di come sono le condizioni ambientali, e quindi c'è una parte, questa qui, che diventa un bosco di betulle, e questa parte qua invece che è caratterizzata più da coltivazioni erbacee, da specie erbacee e arbustive. Come vedete, all'interno del sito della stazione Norbanov ci sono ancora le tracce esistenti del muro, e per comprendere un po' la situazione vi faccio una breve parentesi storica. La parte della stazione che era qui, come vi dicevo, questo costituisce un crocevia. La stazione Norbanov che vedete qua è una di quelle che venivano chiamate stazioni fantasma, e cioè queste erano chiuse, non c'era assolutamente nessuna insegna, il treno non fermava perché era una stazione di confine. Questo, insomma, per farvi capire un po' il contesto storico-culturale in cui si sta ragionando, perché poi dopo rientra anche nel progetto del parco. Questa è una fotografia, un'immagine satellitare più recente, dove si vede appunto questa fascia di bosco più densa, invece qua una vegetazione più rarefatta, ma questa ve la mostro anche per farvi vedere. Questa è la stazione Norbanov che vi dicevo prima, e adesso voi con la metropolitana arrivate qua e scendete qui, e questo invece è tutto il parco della memoria del muro di Berlino su Bernauerstrasse, e si tratta, ecco, di questo progetto di spazio aperto. Perché vi dico questa cosa? Per comprendere che il parco di Norbanov sta all'interno di un crocevia, di un sistema di altri spazi aperti molto importanti, sia da un punto di vista, come al solito dicevo, ecologico, ma anche sociale, culturale e storico. Questo è il Mauer Park, ok, quassù, e quindi si inserisce sempre in questo contesto, in questa rete di spazi caratterizzati dalla vegetazione, che vanno a costruire dei segmenti, dei tasselli, e vanno a
a configurare un sistema degli spazi verdi molto importanti. Faccio questa riflessione perché è necessario che capiate sempre che poi è giusto considerare un progetto di uno spazio aperto sempre in un contesto di relazioni più ampie, sia per quanto riguarda la fruibilità e la connessione della vegetazione, eccetera, sia per quanto riguarda poi quelle che sono le scelte di progetto che vanno a influire sulla configurazione all'interno dell'area propria del parco. Qua entriamo appunto dentro il parco Norbanov, vedete di nuovo il tema delle tracce non solo storiche di un passato molto doloroso che è quello del muro, ma anche di un passato che era quello industriale, sempre appunto, e quindi tornano le tracce dei tracciati dei binari, gli elementi ritrovati all'interno del sito, come le traverse ferroviarie vengono accatastate e diventano in qualche modo un punto di riferimento e così via. Qua c'è una planimetria che vi racconta di nuovo questa caratterizzazione della vegetazione più densa che sta su un bordo e poi i prati, diciamo così, le erbacce che stanno al centro. E ve le faccio vedere qua. Ecco, questa è l'immagine molto recente. Questa fotografia l'ho scattata nell'agosto dell'anno scorso, quindi la situazione è questa. Come vedete, ci sono delle persone che stanno e si muovono all'interno del parco. Questa invece è una fotografia all'interno del bosco di Betulle e quindi qua c'è un paesaggio molto più denso e che rimanda appunto a questo immaginario della foresta. Ma perché vi dico tutto questo e mi fermo su questa immagine qua? Il tema dominante di progetto di questo parco è di come far convivere le specie umane e non umane. Allora, questo carattere di biodiversità dato da specie alberate come le betulle o da questa moltitudine di specie di erbace che vedete qua in mezzo, qua c'è un pioppo che sale, qua su c'è una budleia che notoriamente sono tra le specie pioniere che vanno a colonizzare uno spazio abbandonato. Vi dicevo, il tema da risolvere, il tema più, diciamo così, cruciale, il tema chiave del progetto di questo spazio del Parco Norbanov è come tenere separate, far convivere specie umane e non umane. E allora i progettisti si inventano questo sistema, che questa ringhiera, che vedete anche qui, non costituisce una barriera fisica invalicabile. Io posso benissimo scavalcarlo, passarla sotto, ma diventa un segnale, diventa un dispositivo spaziale che confina e perimetra quello che è il dominio della specie vegetale con quello che è l'essere umano, che generalmente è, diciamo così, un po' invadente nei confronti della natura, non in questa situazione ovviamente, ma questo è la strategia che viene adottata per far sì che il parco serva a tutti, detto banalmente, cioè sia ad un nuovo ecosistema, a sviluppare una potenzialità ecologica che è quella che appartiene al mondo della vegetazione, al mondo animale, senza rinunciare poi alla sua fruibilità. Qui è pieno di gente che corre, che passeggia, che va avanti e dietro, eccetera. Questo motivo che vi ho detto viene enfatizzato poi in queste isole che sono posizionate proprio al centro di questa grande superficie verde. Ve le rifaccio vedere su queste immagini. Vedete questi quadrati che sono posizionati qua al centro? Questi quadrati sono delle isole, dei playground dove i bambini giocano, oppure sono semplicemente degli spazi vuoti dove ci sono delle sedute dove si può stare, proprio per enfatizzare qual è lo spazio, il dominio dell'uomo e quello della vegetazione. Come vedete ci si arriva con un ponticello ben segnato e quindi un percorso ben definito. Questo è un tema che abbiamo già in qualche modo intercettato nel racconto del Sudgelande. Ed ecco quindi come il tema della coesistenza o del conflitto
di specie della coabitazione viene affrontato nel Parco Norman, non perdendo tutti quelli che sono i caratteri della memoria, storici, produttivi, appunto, di infrastruttura, e per ultimo quelli ecologici e di ecosistemi che si sono venuti a creare in uno spazio che è rimasto abbandonato. E per ultimo ancora quelli fruitivi. Questo spazio è lo spazio comunque dell'abitante, è lo spazio delle pratiche dell'abitare, del giocare, come vedete qua, dei bambini. Vado avanti e chiudo, più o meno nei tempi. L'ultimo progetto che forse più strutturato, in qualche modo più complesso, ma perché lo impone anche la forma stessa del sito e anche la vicinanza al centro di Berlino, questo è Potsdamer Platz, ok? Quindi questa è la porta di Brandeburgo, questo è il Tiergarten, ok? Quindi siamo, diciamo così, ci siamo avvicinati ancora di più a quello che è il fulcro, il nucleo della trasformazione della città di Berlino post caduta muro. Sempre una stazione, sempre un'infrastruttura, vi faccio vedere una successione di immagini satellitari per capire poi come quest'area si è trasformata. Prendiamo come riferimento ad esempio il Tiergarten, come vedete, porta di Brandeburgo, noi siamo qua, questa forma che attualmente sembra rimanda quasi a una farfalla, era quella della stazione ferroviaria dove tutto si incrocia, eccetera. Questa è un'immagine del 53, come vedete si vedono chiaramente i segni del bombardamento di Berlino. Oggi la città, oggi il parco è in questo modo. E anche qui la stazione, dopo che è stata, che è rimasta abbandonata per decenni, il sito si trova ad accogliere queste fasce boscate che nel corso degli anni si vanno a insediare nel sito abbandonato. Vi faccio notare fin da subito, e poi dopo lo vediamo anche in planimetria, da questa immagine satellitare, come quale scelta dei progettisti siano state un po' diverse, ma perché il contesto lo imponeva, ovviamente. E allora vedete qua c'è una superficie caratterizzata a prato, in questa coda ci sono, no, questo è l'accesso e qua ci sono i campi da beach volley, a prato, e siamo nel contesto, diciamo così, più urbano, dove sono state fatte anche delle operazioni immobiliari e qui ci sono anche i nuovi edifici. Invece questa parte qua, che poi segue i binari, in questo punto c'è il passaggio per andare da una parte all'altra, questa parte invece è caratterizzata da una vegetazione più fitta. Non mancano anche qua poi gli spazi della condivisione, che sono questi prati che vedete qui. Andando avanti, questa è la planimetria che ci racconta meglio quello che vi stavo dicendo, il prato sul quale si affacciano le operazioni immobiliari, tutto il sistema degli edifici, della nuova lottizzazione, la parte dei campi da beach volley che in realtà è più estesa da come si vede qua, una punta con il bosco. E invece quest'altra parte c'è una vegetazione più fitta. Anche qui che cosa succede? Anche qui viene enfatizzato ovviamente il sistema dell'infrastruttura che è ancora attiva, su questo ponte passano ancora i treni, e viene assolutamente recuperato, mantenuto e sistemato tutte quelle che sono le aree a bosco. E vedete, questa foto l'ho messa per farvi capire come man mano che cresce, diciamo così, la selvaticità, ma anche la ricchezza e la delicatezza del sistema di biodiversità, si fanno meno pressanti, più difficilmente raggiungibili, meno invitanti i percorsi e i sentieri. Qua c'è semplicemente una stradina in ghiaia che si infila all'interno del bosco, per farvi capire che appunto ogni spazio viene enfatizzato e viene caratterizzato da un'accessibilità diversa.
dove voglio che l'uomo sia meno invadente, lascio dei percorsi fatti in questo modo, con una sezione ridotta, poco definiti e con un materiale povero, drenante. Dove invece voglio che l'uomo sia più presente, allora il parco diventa un grande prato, ci sono i servizi, eccetera, eccetera. Adesso vi faccio vedere una serie, un escurso di fotografie. Questo è il prato, come vi dicevo prima, dove si affacciano gli edifici di nuova costruzione. Queste torri che vedete qua in fondo sono le torri che danno su Potsdamer Platz. Questo è di nuovo sempre quella situazione. Poi dopo c'è un approccio che enfatizza questo carattere di residualità. Come vedete, all'interno di questa massicciata lasciata lì, non viene sistemata, ma l'erba e la vegetazione viene lasciata crescere spontaneamente, proprio evidenziare e esternare questa commistione di riappropriazione della natura, dello spazio abbandonato. E vengono lasciati ovviamente anche i binari ferroviari che attraversano tutto il parco, vengono riqualificate, vengono riprogettate, riutilizzate poi anche quelle che sono le vecchie stazioni, i vecchi edifici della stazione dove ci sono depositi, il bar e vari ambienti. E ovviamente il motivo che torna è questa quarta natura che si appropria di spazi una volta dedicata all'infrastruttura, e quindi con la vegetazione che cresce tra i binari che rimangono a testimonianza e che in qualche modo ci guidano all'interno della visita del parco. E tutto, come vedete in questa immagine, torna a uno spazio che in qualche modo ha una nuova vita sia della vegetazione, che è quella che cresce spontaneamente, quella riemessa, ma anche quella controllata dei prati, quella invasiva che si insinua tra l'acciottolato. È una nuova vita perché anche per l'infrastruttura che diventa altro. È una nuova vita anche per gli usi e le fruizioni. Se prima questo era uno spazio appunto della movimentazione delle merci di una nazione che ha fatto grande la sua produttività industriale attraverso appunto l'infrastrutturazione, oggi diventa invece lo spazio gioco di un bambino. E per concludere vi consiglio giusto tre letture che possono aiutarvi a navigare, insomma, o ad addentrarvi in questo tema per me molto affascinante e anche molto complesso. Il primo testo fa parte di una mia ricerca appunto sugli spazi residuali. La città selvatica, forse la professoressa Andreoni mi ha già suggerito questo testo, è un testo molto recente curato da Annalisa Metta e Maria Livia Olivetti che appunto parla di come questo aspetto del wilderness entra a far parte dei ragionamenti della progettazione, ma anche dei ragionamenti dell'ecologia urbana, della biodiversità e tutto quello che abbiamo detto. E quest'ultimo libro, invece, curato da Anna Jorgensen e Richard Kenan, Urban Wildscapes, che appunto ci racconta come questo aspetto di bosco, di foresta, entra a far parte poi della rigenerazione, della progettazione di nuovi spazi urbani. Grazie. Grazie a te, sicuramente. Eccoci. Grazie mille. Allora, mi sentite? Sì, ok, dovrei aver riattivato il microfono. No, dicevo, grazie davvero perché con molta chiarezza ci hai un po' guidato in questo groviglio che è appunto una città selvatica tra fascinazioni estetiche, questioni ecologiche e questioni ambientali.